Buongiorno. Allora, l'ossigeno-ozonoterapia è una forma terapeutica che permette di somministrare un gas, l'ozono o O3, che naturalmente già si trova in natura, che si forma in seguito all'azione dei raggi ultravioletti o delle scariche elettriche. Tipico è quel particolare odore pungente che si avverte dopo che c'è stato un temporale, lo si avverte nell'aria. Ecco, quello corrisponde alla formazione di ozono. L'ozono somministrato o per via generale endovenosa o per via locale, mediante infiltrazioni, può essere un utile strumento terapeutico perché ha diverse azioni. In primo luogo è antibatterico, antivirale, micostatico, il che significa che copre lo spettro delle aggressioni esterne all'organismo umano senza però provocare alcun effetto collaterale. L'ozono può essere usato in diverse patologie croniche. Risultati eccellenti si sono avuti in campo ortopedico, nella cura della protrusione barra ernia discale. Si assiste in seguito alla somministrazione di ozono per via paravertebrale o intradiscale alla riduzione progressiva del volume della parte di disco erniata e quindi alla diminuzione della compressione sulla radice nervosa responsabile della sintomatologia dolorosa. Come avviene questo? Attraverso il meccanismo antinfiammatorio di blocco delle citochine esercitato dalla somministrazione del gas ozono che è sempre miscelato con l'ossigeno in percentuali che spetta al medico definire caso per caso. La fibromialgia è una delle sfide più intriganti per il medico. Sia esso un algologo, un reumatologo, un neurologo, un ortopedico, perché non ha ancora oggi una terapia codificata. L'evidence-based medicine ci dice di utilizzare alcuni farmaci di tipo antidepressivo e anticonvulsivante, ma spesso e volentieri i pazienti, dopo un primo momento in cui sono migliorati, ritornano ad avere il dolore generalizzato. Questo perché la fibromialgia è una sindrome complessa, è una sindrome dolorosa complessa che vede meccanismi di natura neurogena, immunitaria, reumatica, nocicettivo somatica, che tutti quanti contribuiscono alla formazione del dolore in quel paziente, in quel singolo paziente. L'ozono si comporta, abbiamo detto prima, come un antinfiammatorio, ma non solo. Si comporta come un agente vasodilatatore, si comporta come
un agente reologico perché favorisce la circolazione dei globuli rossi, si comporta come un agente miorilassante, per cui e si comporta come un agente antinfettivo, per cui tutte queste qualità riunite insieme vanno, ognuna per la sua parte, ad attaccare le cause che provocano il dolore nella fibromialgia. Esempio, il fibromialgico può avere una risposta immunitaria elevata nei confronti di un virus, quale il virus della mononucleosi, i virus erpetici, degli herpes in generale, oppure altri virus come il parvovirus, il citomegalovirus, eccetera. Tutti questi virus determinano una aumentata risposta immunitaria, una permanenza di questa aumentata risposta immunitaria, che a sua volta determina un incremento della risposta infiammatoria citochimica. Tutto questo enorme cascata, tutta questa enorme cascata provoca il dolore. L'ozono è l'unico farmaco che è in grado di interferire su tutti questi meccanismi. Ovviamente va somministrato in questo caso per via sistemica, cioè venosa. Allora, effetti collaterali dell'ozonoterapia sono per via sistemica praticamente sono assenti, quelli per via loco-regionale possono diventare un po' di dolore nel punto dell'iniezione, un minimo di stravaso di sangue, se si prende un vaso, lì è l'operatore che deve stare attento nel momento in cui somministra, ma sono di brevissima durata, circa 10 minuti, un quarto d'ora, e poi si risolvono spontaneamente. L'ozono a sua volta non ha delle controindicazioni gravi, non deve essere assolutamente utilizzato nei portatori di favismo, cioè deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi. In questi pazienti non è assolutamente indicato perché porta ad un'emolisi, ma in tutti gli altri pazienti può essere dato, purché non ci sia una crisi tireotossica in atto, senza problemi. Come controindicazioni relative, lo stato di gravidanza, più che altro per una cautela nei confronti della paziente e del frutto del concepimento, ma non ci sono degli effetti collaterali negativi ancorché una sia gravida, ecco. Si può usare anche durante l'allattamento.